perdonate che sono su nuova recensione. Questa volta sarò un po' diversa perché ci sono due nuove cose. Oggi sono in compagnia di Scimmia, che non gli ho ancora dato un nome. Loro due non hanno i nomi. Lui è Ben 10 e lui è Peppa Pig. Io in realtà ho scelto adesso i nomi perché non sapevo come si chiamavano. Prima li chiamavo Anatra, Oca, Scimmia. E adesso gli ho dato un nome. Scrivete nei commenti quale sarà il nome per loro due. Io ci avrei già un'idea. Però potete scegliere voi. Questa recensione, questa simile recensione, parla di questa collana che è formata da 9 libri, o forse anche di più, che fanno vedere la musica. Adesso ve ne propongo solo 6. Allora, vi faccio un esempio. Mozart. Qui c'è scritta la sua storia e poi c'è un gioco da fare. In fondo c'è un CD che... Questo CD qua, non vorrei sporcarlo. E praticamente lì è un po' diverso però, perché prima di leggere c'è la musichetta qua in basso. Poi legge qua e poi legge qua. E così avanti per tutte. Poi vi faccio altri esempi. Oltre a quelli che ci sono qua c'è Handel, Vivaldi e Debussy. Mi mancano solo quei 3. Forse ce li ho a casa. Non mi ricordo. Però qua mi mancano. Ho solo Bach, Schubert, Beethoven, Mozart, Chopin e Tchaikovsky. E questi CD alla fine dopo un po' di pagine c'è questa pagina. Oggi come ieri si suona sempre la musica di Mozart. E poi dietro ci sono tutte le opere che ha fatto. Lui, il flauto magico, tutte le sue suonate. Poi vabbè, in fondo c'è l'indice. E adesso vi farò un po' vedere le illustrazioni di Mozart. Vi farò un altro esempio di Beethoven, che in realtà non cambia niente, perché oltre alle cose ci sono, come avrete notato, è un libro un po' dotato perché c'ha le foto e c'è i disegni. Poi c'è sta foto che io non ho capito come fa a farla. Però vabbè. Cioè, ditemi se non è bella sta foto. Ste foto. E poi sempre qua, sempre di rosso, c'è scritto. E poi ci sono tutte le opere di Beethoven. Ovviamente sempre qua c'è il CD. Sempre che non venga fuori. Sto libro è molto bello anche perché ti fa appassionare proprio alla musica. Infatti lo ascolto tutte le sere per rilassarmi. Infatti dopo il like e quello che faccio di solito vi farò sentire un piccolo brano di Mozart. Adesso vi dico come si intitola. Credo che voi lo conosciate, il flauto magico 2. Papagena, quello di Papagena. L'ho studiato anche a scuola a maggio e ho visto che è molto bello con la voce.
non ci sarà la voce. E credo. No, non c'è. Non c'è la voce. Non ci sarà la voce. Quindi non spegnete il video quando io dirò lasciate un like. Me lo promettete? Va bene, proviamoci. Lasciate un like. Ciao, da me e i miei amici. Oca! Scimmia! Peppa Pig! E Ben! Un anno più tardi, Mozart lascia la Francia e si reca in Inghilterra. A Londra viene ricevuto dalla famiglia reale. La regina Carlotta, che ha una voce molto bella, gli chiede di accompagnarla al clavicembalo mentre canta. Alla fine, la magia di Mozart ha prodotto di nuovo i suoi effetti. La regina è talmente emozionata da offrirgli un regalo che lui non dimenticherà tanto presto, un grosso bacio. Mozart accompagna la regina. E tu? Non hai mai provato ad aggiungere una seconda voce in un'aria che ti piace? Ascolta la musica che segue e partecipa anche tu. Puoi, ad esempio, schioccare le dita o battere le mani per marcare il tempo. Ci vuole dire qualcosa, vero? Lasciate un like. Ciao.